Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Raga, questa è la prima volta dove filmo con la nuova location. Spero tantissimo vi piaccia. Oddio, non è la prima volta che filmo con la nuova location. Ho filmato anche uno di questi due video con il nuovo setup, però l'ho aggiornato, quindi spero che vi piaccia. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io lo adoro e non vedo l'ora di farvi vedere la casa. So che sto rompendo le scatole con questa casa, ma siamo innamorati. Come avrete potuto intuire dal titolo, oggi andrò a recensire e provare con noi la nuova MILF Collection di Mulac. Tanto volevo dire, pazzesco il PR pack che sembra una borsa in cartone strasolido, stupendo. Ovviamente in anticipo voglio ringraziare come sempre Mulac per avermi inviato anche questa loro nuova collezione. Ovviamente lo sapete già benissimo, senza che ve lo dica, ma ve lo dico. Ciò non andrà a influire su quello che penso realmente della collezione. Prima di incominciare con il video, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale se vi va. Io tengo questa borsa qui sulle cosce come un'anziana milanese che è molto affezionata ai suoi averi. Iscrivetevi al canale cliccando il tasto iscriviti qui sotto, attivate la campanella e se guardate questo video vi va, taggatemi nelle vostre storie Instagram. Vi andrò a far vedere mano a mano cosa comprende la collezione, soltanto che è una bomba e prende ovviamente ispirazione dal loro iconico lipstick mirror. Vi faccio soltanto vedere l'interno della box perché è strabello e merita. Comunque, occhiataccia veloce e di soppiatto alla nuova collezione. Io spero sia a fuoco perché in realtà non capisco niente da qua. Spero di sì. Rimanete sintonizzati fino alla fine del video perché ci sono dei saldi su Mulac che vi do a fine, vi faccio vedere prima tutto. Volevo iniziare da questo prodotto che non è la Shadow Palette ma il MILF Magic Potion. Ed è la prima volta che provo tutto, ok? Ed è un siero illuminante, Radiant Moisturizing Serum, siero illuminante idratante con 5% di estratto di fiori di Sakura o Sakura, 97% di ingredienti di origini naturali. Vi lascio qua l'inci, come sempre, se volete farvi una screenshot. Barbara qui in basso. Beh, direi di iniziare con quello così almeno lascio agire. Orbene, molto sigillato. Questo qui è il pack primario, è in vetro. Il prodotto è rosa. Arriva con la pompettina, sono 30 ml. Sinceramente non capisco che cosa ho qui. Comunque, ora che vi siete beccati tutto il cucuzzaro, ci zoomiamo. Allora, non c'è scritto niente di particolare, quindi lo vado ad applicare già ora. Miscelo, non si sa. Questa pompetta preleva, a differenza dell'Oil Berry, che so che a molti come a me non funziona, questa preleva. Odore floreale. Vediamo come asciuga questo sieretto qui. Volevo dire comunque che ha dato un effetto luminoso alla pelle, però poi vedremo la resa anche prefondo, eccetera, eccetera, come andrà a combinarsi con il fondotinta. Il power è di 12 mesi. Finalmente accendiamo i fuochi sotto i fornelli ed eccola qua. Questa qua è la shadow palette della collezione, che oserei dire è la protagonista di tutta la situa, la MILF Eyeshadow Palette. Tra l'altro hanno tradotto l'acronimo di MILF, bellissimo secondo me. Makeup Instinct Live Forever, l'istinto del makeup vive per sempre. 24 mesi il PAO, come sempre made in Italy, Mulac è un brand italiano. Cioè il cartoncino ha la stessa dimensione della In My Birthday Suit, se non sbaglio, sì, ma penso di sì. C'era comunque l'acetato di protezione e questo è lo schema colori. Super interessante, anche come nel caso della Birthday Suit abbiamo tutta la linea centrale di questa texture ibrida fra shimmer e glitter, credo, così a vederla d'occhio. È molto autunnale come schema colori. E devo dire che quel verde e questo aranciato rossastro danno un vibe alla collezione. Quindi direi subito di incominciare. Vi lascerò poi gli swatches in sovraimpressione mondial calcio. Ci dovrebbe essere l'adesivo, ma chissà se sarò in grado di toglierlo. Ok, a naso raga, già palette calda, quindi se amate i colori caldi. Vado a preparare la mia palpebra con P. Luigi. Questa qua nella colorazione 02, ne volevo una uguale al mio skin tone, questa è comunque chiara. Non so se fare due occhi. Le vie del make up sono infinite, quindi scopriremo vivendo che fine farò. Tra l'altro stasera devo andare anche da Primark ed è già la seconda full face che realizzo, perché stamattina ho fatto un reel. Oggi è il mio giorno libero, quindi ci sfoghiamo. Perdonatemi se ci sono delle imprecisioni a livello video, audio, cose del genere, però è veramente, sono veramente le prime volte in cui registro qui e mi devo digerire
e abituare. E mi sono ripromesso con l'avvento di questa situa di non perdere niente. Arriverà il video decluttering e il video makeup collection. Vado a prendere questo colore qua, questo scurone qui, che è Cold Nights. È un marrone noce molto molto freddo. Ok, spolvera tantissimo. Vedete qui? Ciò vuol dire che in teoria dovrebbe essere molto pigmentato. E ci siamo. E vado come sempre a costruire la mia struttura dell'occhio. Ok, andato su senza problemi, adesso scarico un attimino il pennello e sempre con questo vado a sfumare i bordi per aiutarmi poi col colore successivo a creare una transizione automatica. Solita roba che fa tutte le volte, però lo dico. Io sarei molto banale e andrei a prendere Papi, che è bellissimo, un color nude malva stupendo. Tra l'altro Cool Nights poi sono andato a stratificarlo e ha attecchito senza problemi, non ho fatto macchie, non si è comportato in maniera molto strana, penso anche si veda. Vado a prendere Papi. Se sapevate che prendevo Papi, scrivetemelo nei commenti. Anche Papi è andato su senza problemi, pigmentato, fa fallout in cialde, lo faccio presente, a me non dà fastidio ma so che a molti dà fastidio, quindi ve lo faccio presente, vado a sfumare Papi, che è questo qui con quello a fianco, questo qua, che è After Sex, per ammorbidire ancora di più tutto. Adesso, visto che andremo con questo lato un po' più nude, credo che andrò ad utilizzare assolutamente Malizia, che è questo qui che mi sembra super bello, e questo silver qui nella parte più esterna, che è Illusion. Ovviamente, come sempre, per testare la prepotenza dello shimmer, belli questi colori, mi piacciono un botto, non faccio cut crease, cioè farò tipo una cut crease ma senza utilizzare il correttore. Splendido, splendido, splendido. È veramente bello. A me anche nell'In My Birthday Suit questa linea qui mi faceva impazzire. E questo, ovviamente raga, secondo me con questa texture, a prescindere che faccia grip, li andrei a fare prima gli occhi e poi la base. Non c'è stato tantissimo fallout, proprio uno qui e basta, giusto essere pignoli, ma sapete che ci tengo a dire sempre tutto. Però è veramente bellissimo, si è applicato da Dio sia con le dita sia col pennello. Stupendo, Malizia, stupendo. Adesso vado con Illusion, che è questo qua grigio, qui nella parte esterna. Ah, che bel pomeriggio questo. Ok, Illusion è andato su da Dio, ne ho messo poco perché era l'angolo esterno, bello, è un argento scuro, piombo molto scuro, non è proprio un argento, è più un grigio più che un argento, bellissimo. Ovviamente non sono io se non succede qualcosa. Cosa succede? Come potete vedere ho un altro look e ho qui il remote che mi ripropone quello che in realtà voi state vedendo. Io sono abituato che l'immagine si spegne se non è accesa. In questo caso, essendo collegata a PC, l'immagine continua ad andare. Ho pensato che fosse tutto registrato, in realtà era semplicemente schermo aperto. Che cosa ho fatto? Che culo, Sono andato a prendere questo qua scuro, ho fatto la mia struttura. Poi ho preso Hot Spicy, che è questo qui, super carico, molto aranciato, fa fallout come gli altri, ma è molto pigmentato, facile da sfumare. E ho realizzato il mio transition color. Sono andato poi a smorzare poco tutti i bordi con questo qua, Carrie, che potete vedere qui. Boh, se ci credete bene, se no, così è. Poi ho utilizzato come shimmer Milf, che dà il nome alla collezione, quindi questo qui. Ve lo faccio vedere qui sul dito, vedete, è lui applicato in base a come vi muovete, il riflesso è oro o rosso. Sembra tipo quelle Pringles alla paprika, è un pochettino quella situazione là. Il verde è leggermente un po' più asciuttino rispetto agli altri shimmer che ho provato, però non ho avuto assolutamente problemi con nessuno degli eyeshadow. Mi irrita perché l'avevo fatto passo passo, parlavo, cioè pensate a me che parlavo, vi
descrivevo tutto, in realtà non stavo registrando niente. Comunque, Luca, questo. E volevo dire, stavo dicendo appunto che in questo caso è uno dei miei casi preferiti, ovvero dove la resa della shadow palette parla molto più delle mie parole, quindi c'è poco da dire e sono molto molto felice dei due look che ho realizzato. Non sto con la ripresa perché terzo pezzo della collezione, ciglia finte. Queste qua si chiamano Sognami e arrivano in questo packaging qui, sempre che riprenda appunto la trama della collezione. Io delle di ciglia di mula costo tanto le cerbiatta, che ho dovuto tagliare per discorso di banda, tutti le tagliamo. L'effetto dovrebbe essere questo qui. Oddio che cringe. Comunque questo qua è l'effetto. E le cerbiatta mi piacciono molto. Queste qua mi sembrano veramente un sacco lunghe. Ora le vado ad applicare con la colla di Tatti Lashes, con cui mi sto trovando benissimo. Ok, queste sono le lashes applicate. Mi sono dimenticata di dire che rispetto a tutte le lashes in collezione Mulac, queste qua hanno la banda trasparente e molto sottile, quindi si va a infilare bene all'attaccatura delle ciglia. Mi piace molto che lo style parte corto e si allunga verso l'esterno. A me onestamente piacciono quelli un po' più incurvati e con meno definizione del pelo, perché qui non so se potete notare, ma anche dall'immagine prima c'è ciuffo, spazietto, ciuffo, spazietto, ciuffo, spazietto, che non è una cosa che non mi piace. Preferisco però che il pelo sia tutto magari di diversa lunghezza ma sempre presente, molto incurvato e effetto false mink. Questo comunque secondo me è un bello style per rendere molto più sensual, più sexy, appunto com'è il concept della collezione Milfrido, lo sguardo. Quindi ci sta, le ho applicate molto velocemente, non ci sono stati problemi. Consiglio come sempre, piegate molto molto bene la banda in modo tale che aderisca bene, non abbia rigidità, e aspettate che la colla sia asciutta. Tenendo presente che prima ho applicato questo, ora vado a completare la base e arrivo da voi per l'ultima cosa. Eccoci qua, ho realizzato una base molto molto veloce. Ho utilizzato il Natural Radiant Longwear Foundation di NARS, che amo da impazzire. L'Overachiever Concealer di Huda, che era un po' che non usavo, ma raga, amore per sempre, comunque incondizionato, mi va su con la rotoimballatrice. E l'ho fissato con la Hollywood Flawless qualcosa, Airbrush Flawless Finish di Charlotte Tilbury nella tonalità medium. Per scolpire il viso invece ho utilizzato il Shadow Show Trio di Christian Damty, ho utilizzato tutte e tre le cialde mescolate. Per le brows, raga, sono già in ultra super mega dipendenza, questo qua secondo me diventerà una mia addiction, che è questo prodotto qui per le sopracciglia di Piluigi, nella colorazione moccaccino, ed è pazzesco raga, perché ha uno scovolino che cattura tutte le brows, attenzione perché è un po' grosso, ma le pettina proprio su, cioè vedete come fum fum fum, e sono colorate, quindi top. Per ciascuna rima interna non ho fatto altro che riprendere i colori che ho utilizzato, mentre nell'angolo interno ho utilizzato lo shimmer qui. Oh no, lo shimmer qui, Touch Me, inizio a sentire caldo. Ultimi abbiamo 4 bullet, come sempre packaging molto molto carino, che compongono la scritta MILF. Le tonalità sono 33 MILF, 62 Monster, 63 Mima Masita, 64 Big Mama. Vi faccio comunque gli swatches. Questo è il bullet stile Mulac classico, è un po' sudato il bullet, non so se riuscite a vederlo, però è come me, cioè anch'io sto sudando ora, quindi vai tra. No, però forse MILF non ci sta oggi. Poi abbiamo Monster, il 62, già il nome mi ispira parecchio, questo è stupendo, mi sa che utilizzerò questo. Poi abbiamo Mima Masita, quella rosso mattone cioccolone, Big Mama. Questo è più rosso, cioè il bullet è diverso, anche se i colori sono molto simili. Probabilmente Big Mama è un po' più marrone di Mamacita. Comunque io vado a mettere Monster, poi vi metto tutti gli swatches. Ed eccoci qua ragazzi, questo è il risultato finale. Probabilmente il lipstick non sta bene col look, ma non mi interessa perché il colore mi piace tantissimo. Cosa ne penso di questa collezione? Allora, devo essere sincero, mi ha spettinato più di quanto mi aspettassi. Quando è uscita ha detto sì, che figata, una bella collezione, eccetera. Però i colori così caldi e il verde in quel modo lì mi hanno un po', non dico raffreddato, però ho capito che probabilmente non sarebbe stata la cosa della mia vita. In realtà mi ha spettinato tantissimo. La resa l'avete vista, quindi c'è bisogno che parli fino a una certa. In realtà è una palette molto sfruttabile, perché comunque avete delle tonalità nude
che potete impreziosire con tutta questa riga di shimmer. E se vi piace uscire dalla comfort zone e amate ovviamente i colori caldi, avete delle soluzioni anche in questo senso. Ho trovato la qualità assolutamente ottima, nessunissimo tipo di problema. Shimmer non hanno fatto neanche tutto sto fallout, eh. Penso si sia visto, comunque se non si è visto non hanno fatto particolare fallout. Ovviamente se le applicate col dito e poi vi toccacciate vanno un po' in giro dappertutto, raga, è normale. Bella, mi è piaciuta. Il lipstick che ho provato, devo dire la verità, è un pochettino harsh in applicazione, però rimane molto comodo e confortevole sulle labbra. Lo vedete che ha questo finish idratato, è bellissimo il colore. Il siero credo che sia presto per dare un'opinione, se non che è floreale e idrata. Dopo averle provate, se magari vi è di aiuto, cosa comprerei se non aveste ricevuto il pacco? Assolutamente l'eyeshadow palette e il lipstick Monster, che è questo qua che sto indossando totalmente. Mi hanno anche legato dei codici sconto non miei personali, in generale delle offerte che stanno facendo sul sito, ve li leggo qui. Allora, la MIF Collection sarà scontata del 15% e avrete le spese di spedizione gratis per ordini maggiori di 39,90 euro. Quindi accattare, accattare, accattare se volete comprare. Fatemi sapere come sempre cosa ve ne è parso di questo video, di questa collezione. Mi raccomando, lasciate un like e un commento che è super importante per supportarmi. Io spero che il look vi sia piaciuto, spero di essere partito col botto con questo nuovo sfondo. Mi raccomando, se ricreate uno di questi due look o se comprate la palette, taggatemi su Instagram. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto e ci vediamo al prossimo.